cresciuto con una storia alle spalle che non sappiamo, ok, giustamente qui sappiamo, allevamento, basta, allevamento basta. Amatoriale, ok, basta. Non si sa. Ehi, qui c'è mica nessuno. Ehi, abbai a caso lei. Questo viene dal sud, che è adottata, questa non si sa. No, viene da una casa di campagna. Benissimo. Dove hanno avuto i cuccioli. Benissimo. Dove avevano anche altri cani, quindi lui aveva già un background. Cosa scatta l'aggressività in un cane? Vediamo chi mi risponde. Paura. Difesa. Paura. Quindi qui ci possiamo collegare al carattere. Magari temperamento, come vediamo qui in Bruno. Ok, dovuto a una tempra molto bassa, perché agli stimoli lui ha imparato a crescere e gestirsi così, sbagliato. Ma perché non gli devo dare la possibilità di stare in mezzo a noi e a viversi le sue esperienze? Non è semplice da gestire, un'altra famiglia gli avrebbe già sparato, ve lo dico chiaro e schietto. Nicolas, prima di venire da me, ok, ha girato due educatori, ok, uno per me lo puoi abbattere domattina, l'altro gli dava un foglio da leggere ogni 15 giorni, non si fa così, punto. Piuttosto devi essere umile e dire: io col tuo cane ho paura, non ce la faccio, fai più bella figura, giusto? Bruno quando è arrivato era ancora peggio di questo, in un contesto del genere non sapevo cos'era, però comunque oggi vedi, a forza di lavorarci ci siamo. All'epoca mi diede una pinzata, ok, ma sono cazzate per me, ok, se no non farei sto mestiere qui, barra passione, ok, anzi passione barra lavoro, chiamiamola così, ok, però comunque io da lui ho ottenuto tanto, un fondamento ho ottenuto, che cosa? La fiducia, lui si fida di me, punto. Quindi la stessa cosa per ognuno dei vostri quattro zampe, dovete avere un rapporto basato sulla fiducia. È una parola grossa, eh? È una parola grossa. E qui entrate in gioco ognuno di voi. Perché fin tanto che il cane sta con noi a casa, ok, amore mio, baci e bracci, me lo coccolo, me lo scupasso. Ma quando andate in giro, la realtà è totalmente diversa. Ieri mattina ero in giro nella zona centrale di Faenza, la classica persona che va in giro con suo figlio. Lui è la cosa più calma del mondo. Femmina. Ieri sono stata al ristorante giapponese, lui di dietro la mia sedia che dormiva. Cassi, non era puro, ok. Lui aveva un astafo e un altro cacchetto di cane che era così, che è brutto, perché ce ne sono dei cani belli, ma quello era proprio brutto, ok? Niente da dire. Cosa succede? Sto ragazzo tutto tranquillo perché pieno di sé, che il suo astaf mio, gli ha detto: la signora maschio e femmina, la sua era una femmina, la signora anche la mia è una femmina. Allora la mia è tranquilla, non fa niente. Cacchio, è partito sto cane, ha cacciato due morsi qui. Subito. Ah, adesso come facciamo? Andiamo al veterinario, do lo scarico all'assicurazione. Ecco, queste sono le menate che succedono tutti i giorni. Usiamo un po' di coscienza, ok? Usiamo, perché i cani si conoscono quando si annusano e basta. Il mio può essere, anche questo può essere il cane più bravo del mondo. Nel momento che va a usare con un altro cane gli arriva la pizzata, perché quello che trasmette la parte di là a livello ormonale può essere talmente tale che spinge, che dice: oi, qui comando io, qui gestisco io. A meno che il proprietario che gestisca il proprio cane abbia il totale controllo, il rispetto e la fiducia del proprio animale, che stravede solo per lui. Poi magari può essere in pecca in altre situazioni quando lo lascia guinzaglio, che non lo considera. Ma quello è un altro fattore. Ok? Mi raccomando, fate socializzare i vostri cani con un criterio. Non che andiamo nel primario e sgambo, seduto, ti do la molla. Seduto. E io non faccio altro che fare questo. Pronto? Sì, ah, sta là giocando. Sì, sì, pronto. Sì. Come ha fatto ieri uno che è entrato in area cani, ha smollato. Noi eravamo lì tranquilli, in tre, eravamo lì tre cani che dormivano, lui e altri due. È entrato questo al telefono, ha smollo con un labrador che era d'un brutto, ma si vedeva che non era, stava bene quel cane. È entrato, fa: ah, io ho fretta, devo farlo cagare.
Non l'ha raccolta neanche lontanamente. Qual è l'animale in quei due casi? Il labrador o il proprietario? Il proprietario. Il labrador si è preso due calci da me perché stava andando contro Luke e contro gli altri due. Io gli ho dato due calci perché, senti, il proprietario mi ha vista, ma chi se ne frega, il tuo cane sul mio non ci va. Io, lui, noi avevamo tutti i cani al guinzaglio, stavamo uscendo, è arrivato il labrador e il proprietario fa: si sta vendicando perché prima i vostri gli hanno abbaiato. Il cane non si vendica, il tuo cane è da portare da uno che da uno bravo. Allora, anche te da uno bravo, però, tutti e due. Vedi. Allora, con questo cosa vuol dire? Io devo essere cosciente di avere un animale. Punto. Che poi riusciamo a stare, attenzione, riusciamo a stare più o meno un metro e mezzo di distanza, ok? Quasi tutti i cani. Quindi questo cosa vi fa capire? Non sono cani da dargli col fucile. Uno. Nonostante ciò, le varie tipologie di cani, bene o male si stanno a metro e mezzo di distanza. E quindi qui abbiamo un buon risultato, anche se il nostro amico Bruno è quello più carico di tutti in questo momento. Anche lei. Lui, se potesse, ma lei è cucciola, sono due stati completamente diversi. Lui, se potesse, se io adesso ad esempio prendo Bruno, vi lascio fermi lui, voi no? Lo lascio libero, lui va a timbrare tutti. Ok, ma non perché voglio dire che questo è un cane killer, ok? Perché purtroppo c'ha un trascorso e un vissuto che non sappiamo niente, poverino. È partito dalla prima asilo, è andato a finire alla prima superiore, ok? Che poi tutti i maschi e tutte le femmine non vadano d'accordo fra di loro, ci sta. Quindi prima di dire io ho il cane perfetto, guardiamo gli scheletri che abbiamo nell'armadio. Il mio cane va d'accordo con tutti, guardiamo per bene cosa abbiamo a casa, perché se io non capisco il carattere del mio cane non imparerò niente, non capirò niente degli altri. Lei è entrata, io lo conosco bene lei, l'ho cresciuta che era così, ho vista, era un batuffolo di pelo e basta, vabbè, ha avuto qualche acciacco di salute, però risolto, ok. Però comunque quando è arrivato prima ha dato il buongiorno a questo qua. Poi se potesse dire la sua la direbbe ancora. Ma ce l'ha gestito il suo proprietario, quindi pace. Anche quando siete a casa, che vi viene la gente a casa, non date mai niente per scontato. C'è il cane, non fa niente. No, assolutamente no. Perché io posso entrare in casa vostra e posso avere lei, lei mi può leggere in una maniera. Io posso entrare a casa di Nicolas, che c'è Bruno, mi legge in un'altra maniera. Cioè, accompagnate sempre voi quando qualcuno viene in casa vostra, andate a prendere il cancello voi, perché se fate entrare quello che è la persona estranea o l'amico e lasciate fare il cane, il cane si caricherà sempre di più. Comando io, gestisco io, non esiste. Attenzione, non c'è nessuna casa, entra un qualcheduno, pace, il cane si arrangia, ok? Ma invece in contesto che ci siete voi, non lasciate mai nulla per caso. La pagate, dopo la pagate. Poi, in che modo posso togliere l'aggressività del cane? In che modo? Vediamo chi mi risponde. L'educazione, la signorina là, in che modo posso togliere l'aggressività del cane? Voi? Ci sta. Con la gestione giusta del rapporto? Ci sta, ottimo, Nicolas. Portarlo fuori costantemente. Lui è come avesse un motorino a casa tutti i giorni carico. Carico. Non lo sta. Io invece ce n'ho uno molto. Ma lui è strafottente. Lui ha finito la benzina. Vedi la lettura del vostro cane, questo è strafottente, quando gli interessa qualche cosa si stende e dorme. Poi se c'è da fare qualcosa, no, lui è equilibrato, lui se non c'è niente da fare non fa niente. Basta. Alla rausa da zero questo. Lui è una continua sfida, piuttosto si fa venire viola, diventa viola. Sì, sì. Ma io devo andare a fare quello che voglio io. Nella lettura lui, proprietario, Nicolas, se si fa sentire, si fa sentire. Se non si fa sentire decide il cane, punto. Palese. Palese. Wow. Là c'è stato un diverbio. Stavo dormendo un'altra volta e si è svegliato. Jack Russell, attenzione,
Questo è sempre un terrier. Ecco. La stessa genealogia di questo. Sono cani agitati. Questi sono cani primitivi, lupi. Ok? Primitivi. Vogliono primeggiare. Poi presi in un contesto, facciamo socializzare in mezzo all'uomo e l'essere umano, non succede niente, solo da gestire. 10 volte gli insegno a uscire dal cancello che devo uscire prima io, lui l'undicesima volta ci prova, prima io, e io no. È un continuo stare sempre sull'alto là, sempre. Però se presi in giovinezza, ok, da cuccio, gli insegni, ci stai dietro, è un compagno di vita splendido, ok? Punto. Però se uno mi dice, io mi prendo su Bruno, vado al Grand Hotel a fare una sfilata, no, ecco, cosa gliene frega? Vado al centro commerciale, cosa gliene frega lui? Lui non ha avuto affetto da piccolo, punto, il suo problema è questo, nessuno gli ha insegnato come si fa a stare al mondo, punto. Per quello è come il bambino che cresce per strada e diventa adulto, come risponderà a tutte quelle situazioni, sì, che gli presenta con l'aggressività? Sempre, sempre. Sei splendido, allora, scusa. Il primo piano del cane. Punto. Come l'altro sta? Punto. Se io adesso prendo Bruno, mettiti qua, vieni Nicolas. Vieni qua, Luke. Te ne può fregare di meno, dai. Lo analizziamo un attimo, Lui. Ehi, venite. Qua non vi lascio andare via. Okay. Non si muove, no, se ne è accorta, ma non si muove di un pelo lui. Quando è calmo, se non gli tocchi, se non gli rompi le palle. Questa agitazione del cane. È un cane. Il segugio. Nessun problema. Il segugio, se non c'è un animale da rincorrere. Ma dov'è che faccio io? Faccio niente, non ho niente da fare, non siamo a caccia, siamo. Ok. Adesso quel cane. La mia è difficile tenerlo. No, io avevo un cane più o meno. Io avevo un misto terrier. Basta. E quello andava direttamente. Quello andava, non è che si faceva. Quando era piccolo, vi dico questo, se ho ben capito, chi l'aveva primo contatto, era in mezzo ad altri cani. Bene, gli animi si scaldano, questo contento. Vedi, questa dice la sua. Buono, allora. Bravo. Bravo, bravo. Perché non gli devo dare la possibilità di stare qua in mezzo agli altri? Voi direte, oh, Rosso, oggi ho portato un cliente con un cane che cacchio, quello se scappa fa dalla ciccia, sì. Basta. È vero, se scappa fa dalla ciccia, però a 2 guinzagli, uno mese ruola, come potrò spiegargli questo cane come si fa a stare in mezzo agli altri, se non con questo? La possibilità. Allora, gli devo dare delle gran medicine tutti i giorni, no, in modo che si rincoglionisca di più, che passa la sua vita così, come uno zibideo, gli devo sparare, lo devo dar via o gli do la possibilità di vivere? So, lui sa Ciccio. Cosa c'ha. Ciccio. Lo sa cosa ha in casa, quindi. Basta. Ci sta dietro, ci lavora. Basta. E poi non andrà al gran galà di una sera, però comunque ce la fa una passeggiata. Ecco. Non andrà in centro Rossini che poi a prendere un caffè, che poi l'abbiamo fatto. A Faenza, ok. Però ci sta. Ok. Allora. Adesso mi prendo un attimo un cane, ok? Allora, femmina. Cosa sta dicendo? Che ha paura. Mi la metto, se me lo fa, chi me lo fa fare?